tutti voi il mio saluto cordiale e fraterno. Stiamo per vivere, non so quante parrocchie la vivranno, una domenica voluta dal Papa a conclusione dell'anno della misericordia. Dopo l'anno della misericordia il Papa ha proposto, ci vorrà del tempo forse per fare entrare queste due giornate, ha proposto due giornate. La giornata dei poveri, che si deve celebrare la penultima domenica dell'anno liturgico, cioè la 33esima, e è stato scelto, non so perché, il 24 questa domenica per la giornata della parola, cioè il Papa desidera che i fedeli davvero ascoltino, meditino e vivano la parola di Dio. È un aiuto grande che il Papa ci dà, perché da quella parola, che non è la parola di un uomo, forse anche il Papa, è la parola di Dio, noi troviamo le risposte appunto nella parola di Dio, che poi viene mediata dai profeti, dagli apostoli, e che viene incarnata, resa viva da Gesù. Ecco, in quella parola noi troviamo le risposte, tutte le risposte a tutte le nostre domande. Che senso ha la vita? Quante volte ce lo chiediamo in momenti di confusione, di sofferenza, di turbamento. La parola di Dio, se ti metti in ascolto, ti dà la risposta giusta, la risposta vera. Il senso della storia, così caotico, così imbrogliato, quella parola dà la risposta agli avvenimenti della storia, alle tragedie, non ultima quella del terremoto. Risponde alle paure che noi abbiamo tutti. Ma quando questa vita finisce, abbiamo appena ricordato l'anno della morte di padre Civerra, dopo 90 anni il Signore l'ha chiamato a sé. Ecco, ogni vita, anche quella di padre Civerra, quella di Giovanni Paolo II, quella di tutti i santi, ha un termine. Ma dopo questa vita, che cosa c'è, ammesso che l'uomo si ponga ancora le domande sull'eternità? Perché nelle tragedie, nelle disgrazie, io non sento mai una riflessione di che cosa adesso è di lui, di lei. Hanno ucciso quella ragazza, un gesto barbaro, disumano, ma ora di questa ragazza che correva felice verso la vita, che ne è? Che ne sarà? Ecco, la parola di Dio che noi cerchiamo con semplicità, certo, quel po' che so comunicarvi, che cerchiamo di riflettere ogni settimana, è il segreto per avere le risposte a tutte le nostre domande. Sentivo di fare questa premessa proprio per ricordare questa iniziativa che il Papa ci ha proposto. Per esempio, il Vangelo che adesso ascolteremo è strano, è stranissimo. Conoscete la parabola degli operai chiamati lungo le ore della giornata? Non è giusto che chi ha lavorato un'ora riceva la stessa paga di chi ha lavorato 12 ore. Ma questo dice la parabola. Probabilmente non siamo noi che dobbiamo far dire alla parabola, alla parola di Dio, quello che vorremmo. Probabilmente, sicuramente, dobbiamo metterci in ascolto per capire, dietro questo modo un po' originale e strano che non comprendiamo di parlare, che cosa veramente Dio ci voglia dire. Faccio un'altra premessa e poi ci mettiamo in ascolto. In questa parabola troviamo la rivelazione di chi è Dio, di chi siamo noi e di che cosa Dio ci chiama a fare e come ce lo chiama a fare. Ma è tempo di metterci in ascolto. Cantiamo al Signore, grande nell'amore,
Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Risposero loro: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però, mormoravano contro il padrone dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Gli ultimi, così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Ecco, avete ascoltato con me questa parabola degli operai chiamati in 5 ore diverse della giornata a lavorare nella vigna del Signore, nella vigna del padrone, nella vigna del, diciamo la parola giusta, del padre, all'alba, alle 9, a mezzogiorno, alle 3 del pomeriggio e alle 5 della sera. La giornata allora durava 12 ore, quindi c'è chi ha lavorato 12 ore e chi ha lavorato un'ora soltanto. Arriva la sera e il padrone, il padre di tutti noi, dà a ciascuno la stessa paga, scandalizzando e suscitando la reazione anche cattiva di quelli che hanno lavorato 12 ore. A tutti dà un denaro, mentre i primi che della giornata, che avevano fatto 12 ore, aspettavano di avere chissà che cosa, hanno ugualmente un denaro. E di fronte a questo comportamento, che oggi sarebbe denunciabile, cioè non puoi pagare chi lavora 12 ore come chi lavora un'ora soltanto, chiediamoci: ma chi è questo padrone? Cos'è questa vigna? In cosa consiste questo lavoro? E perché a tutti viene data la stessa paga? Comincio dalla risposta più difficile che turba il Signore. Alla fine della vita dà a tutti un unico premio, il paradiso, se stesso. Dà la gioia di vivere con Dio, Padre, Figlio e Spirito nell'eternità. Non può dare di più. Più di Dio non c'è niente. E non vuol dare di meno, perché se dà di meno, dov'è la gioia piena che ci ha promesso? Faccio degli esempi e forse è più chiaro. In questi giorni noi ricorderemo, gli abbiamo voluto un mare di bene, anche se è stato un sorriso, un lampo.
che è passato veloce nella storia, Giovanni Paolo I, Papa Luciani, 33 giorni di pontificato, l'hanno definito il sorriso di Dio. Poi è venuto Giovanni Paolo II, 27 anni di pontificato. Ma Dio che cosa ha donato all'uno e all'altro? Se stesso, la stessa gioia. Non è i 33 giorni o i 27 anni di vita, ma come hai svolto il lavoro, la missione che Dio ti ha mandato a fare. Questi giorni abbiamo pianto, spero che anche voi abbiate pianto, sapendo che sotto quella scuola in Messico sono morti 32 bambini. I bambini hanno avuto una piccolissima stagione di vita, andavano a scuola, facevano i loro compitini. Bene, avranno la stessa gioia, abbiamo ricordato, vi dicevo, padre Civerra, che ha lavorato fino a 90 anni senza risparmiarsi. Non è il quanto lavori, ma è se fai bene il lavoro che Dio ti ha dato, se compi bene l'opera che il Signore ti chiede di compiere. Ed è una realtà che sempre è davanti ai nostri occhi, per esempio dei bambini martiri, dei bambini eroici, tipo Santa Maria Goretti, avranno lo stesso premio di chi ha lavorato forse in missione 70-80 anni, di chi si è consumato. Chi è stato martire avrà lo stesso premio di chi è stato vergine, di chi è stato confessore, cioè di ogni missione compiuta bene. Ecco perché il Signore dà a tutti lo stesso premio. Il vero premio che ci aspetta è la gioia di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito. Seconda domanda: ma che cosa sono queste ore? La parabola ne cita 5, ma è la storia. Dio viene continuamente nella storia, la grande storia dell'umanità: Abramo, Mosè, i profeti, Gesù, il tempo della Chiesa, ma è anche la grande, la storia, la piccola storia di ognuno di noi. Dio ci viene incontro da bambini, da giovani, da grandi, da anziani, ci viene incontro in ogni momento, ma è anche la storia di una vera giornata, 24 ore. Il Signore ci viene incontro all'alba, nelle ore che si svolgono, mentre dormiamo. Il Signore ci viene sempre incontro, perché si fa trovare, o meglio, è Lui che ci cerca, dice la prima lettura, che chiunque lo cerca il Signore si fa trovare. Diceva Sant'Agostino: non io ho cercato te, ma tu hai cercato me. Cioè il Signore viene continuamente a cercarci, come andò a cercare il figlio il prodigo, la pecorella smarrita, la Maddalena, Pietro che aveva sbagliato e tante altre persone. Quindi, ecco, durante la nostra vita, durante le ore della nostra giornata, durante tutta la storia, il Signore viene incontro all'uomo. Stiamo leggendo il Vangelo di Matteo, e Matteo definisce Gesù che viene sulla terra Emanuele, cioè il Dio che viene, che sta con noi, che viene incontro a noi. L'altra domanda: ma in cosa consiste questo lavoro? La vigna del Signore è il mondo, è la Chiesa, è la famiglia, è ogni realtà umana. In cosa consiste questo lavoro? Dio ti ha dato una vita, realizza bene il dono della tua vita. Dio ti ha dato una missione, sei Papa, fai bene il Papa. Sei sacerdote, fai bene il sacerdote. Sei malato, fai bene il malato. Sei mamma di una famiglia, fai bene il lavoro nella tua famiglia. Ecco, Dio ci ha dato, oltre la vita, ci ha dato una missione, ma tu non vivi sulle montagne, non vivi in fondo al mare, vivi in mezzo agli altri. Allora costruisci una vera comunità di fratelli. Dio ti dà le parole giuste, costruisci questa comunità di fratelli. Vivi in un mondo scombinato che non sappiamo mai, e oggi che cosa accadrà, e adesso quale bomba butteranno. Cerca di costruire la pace là dovunque ti trovi. Quindi è il lavoro di una vita vera, di una missione vera, di una comunità secondo il cuore di Dio, di un mondo dove ci sia pace, casa e
una ospitalità veramente per tutti. Quindi capite che è una parabola che descrive un po' tutto l'arco della vita e delle realtà della vita. Ma non voglio, e chiudo, dimenticare la cosa più importante. Ma chi è il padrone? No, non è il padrone, è mio Padre. Credo in Dio, Padre Onnipotente, è mio Padre, è Padre di Gesù Cristo, è Padre di ognuno di noi, che veramente ci rende attenti, è bellissimo, corresponsabili dell'umanità. Poteva farlo solo il mondo. Chiama l'uomo a coltivarlo e a custodirlo. Ci fa fratelli di Gesù, suo figlio unigenito. Gesù poteva predicare, salvare, dare i sacramenti da solo. Ci chiama a continuare la sua stessa opera. Come sempre voi sentite che dico tante parole, ma una cosa sola è bella. La mia vita è un miracolo, la tua vita è un miracolo. Non chiedete tante domande, vivi bene ogni giorno, stendi la mano e Dio non ti farà mancare il suo aiuto. Buona e santa settimana.